conscia. Ho ragionato più su altri elementi, elementi soprattutto linguistici, la compenetrazione fra le tre lingue, l'inglese, il francese e l'italiano, le citazioni, nel libro ci sono diverse citazioni da poeti, ci sono delle citazioni da T.S. Eliot, The Hollow Man in particolare. C'è una citazione che è stata letta anche da Anna Rita, che però in quel caso è da una canzone degli R.E.M., che sono un gruppo americano, e c'è una loro canzone molto bella che era degli anni, non era del 97 quando ho scritto delle poesie, era del 91 se ricordo bene, in Automatic for the People, c'è una canzone che si chiama I Will Try Not to Breathe, cercherò di non respirare. E poi ci sono delle altre citazioni, c'è Edgar Allan Poe, e citazioni filmiche, perché dentro c'è Edith Stein, appunto, che anche lei ha letto mentre leggeva, insomma, c'era un pezzo, diversi pezzi collegati alla figura di Edith Stein e al suo misticismo cattolico, in particolare, visto che si convertì al cattolicesimo essendo ebrea, e in particolare c'è tutto un discorso che riprende la mistica di Santa Teresa d'Avila, secondo la quale si devono attraversare una serie di stanze fino ad arrivare alla settima stanza, che è quella della liberazione dall'io, per l'appunto, e dall'egoismo. E poi ci sono altre citazioni, c'è Virginia Woolf, c'è...